riparte il progetto Ring, una rete per le donne, promosso dalla consigliera delegata alle pari opportunità e al servizio giovani e pari opportunità del comune di Napoli, Marino, dopo aver raggiunto i brillanti risultati nella fase precedente grazie all'impegno profuso da una parte di tutti i partecipanti. Il progetto è stato finanziato dall'ente regionale in coerenza e per consolidare quanto già realizzato l'anno scorso. Prevede la riapertura di 10 sportelli palestre digitali presso ciascuna municipalità del Comune di Napoli. Inoltre, in questa seconda fase, saranno realizzate ulteriori iniziative e nuovi servizi saranno erogati per le donne. 50 laboratori di alfabetizzazione digitale. I servizi offerti da sportelli palestre saranno internazionalizzati attraverso la definizione puntuale dei relativi modelli di gestione. Sarà implementato inoltre l'osservatorio Ring presente all'interno del portale. L'amministrazione comunale sarà supportata nelle attività di programmazione di interventi di genere, coerenti con i programmi operativi 2014-2020. La presentazione questa mattina a Palazzo San Giacomo, alla presenza dell'assessore Enrico Panini, ma soprattutto della consigliera delegata alle pari opportunità Marino, che abbiamo ascoltato ai nostri microfoni. Questo progetto prevede la prosecuzione di un ambito di Ring, che è stato quello che forse più è servito ai territori, nel senso che ci saranno gli sportelli nelle 10 municipalità e che continuano ad avere la funzione di essere dei punti di informazione su tutti i servizi e anche su tutte le possibilità e le condizioni, diciamo, di crescita che il Comune offre alle donne. Ma la cosa più importante di questo prosegue è proprio l'avere attivato delle palestre digitali. In tutte le 10 municipalità sono previsti dei corsi di 20 ore per le donne che si vorranno iscrivere gratuitamente, che potranno imparare l'uso del computer e quindi anche viaggiare in internet e quindi anche poter entrare nel mondo del mercato. E queste palestre poi consentiranno alle municipalità di mantenere al loro interno il servizio internet e soprattutto i computer, perché poi i computer rimarranno in dotazione delle municipalità. È un progetto che è in via sperimentale, nel senso che noi lo concentriamo per ragioni di rendicontazione europea entro la fine di dicembre, quindi dovrà chiudersi per la fine di dicembre, però è veramente l'avvio di un percorso di acculturazione che io voglio, a cui tengo molto, che credo che sia molto importante per tutte le donne della città, donne ma anche comunità LGBT. Per cui penso che veramente sia stato e sia un risultato significativo.